Torna l'appuntamento con il CAI Parma, campionato Gazzetta Football League di calcio a 5. Di fronte Spike e svalvolati Bussetto. Gli Spike in maglia granata schierano Padovani, Andriulo, Bernardi, Bersini, Catalini, De Luca, Del Ponte, Martinelli e Paticchio. Gli svalvolati Bussetto in maglia rossa con capitan Pisaroni, Bergamaschi, Carboni, Festa, Matassa, Petrone, Rancati e Testa. Il vantaggio di marca svalvolati con Carboni che di sinistro trafigge Padovani. Ancora Carboni recupera palla da sinistra, duetta bene con Pisaroni, con un bel colpo sotto di destro segna il gol del 2-0. Finalmente Spike con Catalini che si libera dell'avversario, spara col sinistro nell'angolo più lontano. Forcing Spike, vince un paio di contrasti Bersini che poi con la punta infila Bergamaschi. Gli svalvolati tornano in avanti, spreca Pisaroni ma il più lesto è sempre Carboni che deposita il gol del 3-2. E ancora e sempre Carboni, punizione molto difilata dalla sinistra, girato l'uomo in barriera e pala tra il palo e il portiere, è poker. Reagiscono gli Spike, Bersini dentro per Bernardi, lasciato libero di girarsi e concludere con il sinistro sotto l'incrocio. Palla a centrocampo, ancora Carboni fa tutto lui, se ne va imprendibile e di sinistro in diagonale fa gol del 5-3. Dall'altra parte è un cecchino dalla distanza Catalini e ristabilisce dunque il meno 1. Nel secondo tempo subito massima punizione affidata al destro di Pisaroni, Padovani azzecca l'angolo ed è miracoloso. Carboni è in stato di grazia, questa volta col destro di potenza 6-4. E ancora Spike, perdono palla rovinosamente in uscita e Carboni trafigge per il gol del 7-4. Spike riversato in avanti, lasciano terreno per le sfuriate di Carboni che se ne va ancora una volta, salta il portiere, realizza l'ottavo gol personale della serata e della propria squadra. Perde di intensità nel finale la manovra degli svalvolati e c'è spazio per la doppietta di Bersini, prima con un bel sinistro su azione personale e poi direttamente su calcio di rigore. Prima del triplice fisco Carboni colpisce il palo su punizione e finisce qui con gli svalvolati che colgono la seconda vittoria stagionale.